Buongiorno a tutti, benvenuti a Home Studio. Sono Camilla Pasetto e oggi faremo la nostra lezione settimanale di tecnica Cunningham, proseguendo nel livello elementary con gli esercizi di base. Quindi oggi andremo a vedere gli esercizi per i piedi e poi gli esercizi di rotazione e flessione laterale e in avanti della colonna che si chiamano twist, tilt twist. Poi proveremo a mettere tutta la sequenza insieme con anche le cose che abbiamo studiato nelle settimane precedenti. Quindi gli esercizi per i piedi seguono questo schema: si comincia a piedi paralleli e si va a sollevare il tallone destro, poi punta, appoggio e scendo, si passa alla sinistra, punta, appoggio e giù, poi due volte a destra, mezza, punta, mezza, giù, mezza, punta, mezza, giù, di nuovo sinistra, punta, mezza, giù, due volte, punta, mezza, giù. Si passa in rotazione esterna, la rotazione naturale delle nostre anche, e si riparte da destra due volte, mezza, punta, mezza, giù, mezza, punta, mezza, giù, sinistra, mezza, punta, mezza, giù, di nuovo mezza, punta, mezza, giù, e infine una volta a destra in and out e una volta a sinistra per tornare in parallelo. Ripetiamo un'altra volta insieme l'esercizio per i piedi, quindi partiamo da destra, una volta mezza, punta, mezza, giù, sinistra, mezza, punta, mezza, giù, due a destra e sinistra, and out e sinistra, una volta a destra e una volta a sinistra e torniamo in parallelo. Quando facciamo questo esercizio per i piedi, quando andiamo a estendere completamente le dita, dobbiamo spingere un pochino sul pavimento per allenare proprio la forza dei nostri estensori delle dita, quindi vogliamo proprio spingere nel pavimento, usare la resistenza per rafforzare i piedi. Quindi lo facciamo un'ultima volta con questa attenzione, proprio a spingere nell'ultima parte del movimento con i piedi verso la terra. Vai, mezza, punta, mezza, giù, due a destra. Continua a allungare bene dal centro mentre fai l'esercizio, continua a sentire il senso di allungamento della tua colonna vertebrale, la coda verso il basso, la testa che allunga verso l'alto, l'ultima volta a sinistra e ritorno in parallelo. Benissimo, proseguiamo adesso con i nostri twist, quindi partendo sempre dalla posizione parallela, ginocchia estese, facciamo 4 rotazioni della colonna. Dobbiamo imparare a tenere il bacino allineato bene in avanti mentre ruotiamo la colonna, quindi andremo a aumentare la forza e la flessibilità della nostra colonna vertebrale. Quindi 4 volte, destra, sinistra, ritorno al centro. La prossima volta che vado a destra aggiungo un plié, stendo per tornare al centro, plié, stendo per tornare al centro. Poi aggiungiamo anche una flessione della colonna per sviluppare il movimento ulteriormente. Quindi plié, ruoto, fletto, ritorno dalla flessione, estendo, ritorno al centro. Quando andiamo a sinistra, apriamo le braccia alla seconda e facciamo la stessa cosa con questa variazione delle braccia. Quindi ripartiamo da sinistra. 1, 2, 3, 4 dal centro. Plié, ruoto, ritorno, plié, ruoto, ritorno, plié, ruoto, fletto, ritorno, ritorno al centro, braccia, fletto, ritorno e poi ritorno al centro. Quindi ripetiamo ancora una volta l'esercizio dei twist. Ne avremo 3 di esercizi dei twist, quindi partiamo dal primo e lo ripetiamo una volta a destra e una volta a sinistra. Va 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Benissimo, il secondo esercizio va ad aggiungere un plié e una flessione
circolare della colonna, in cui faremo semplicemente una flessione in avanti. Sempre l'idea di cercare di tenere stabile il centro, stabile il bacino. Quindi abbiamo flessione in avanti solo nella parte toracica, ritorno, estensione, ritorno, flessione laterale, ritorno, flessione laterale, ritorno, la seconda volta con le braccia alla seconda, flessione in avanti, ritorno, estensione, ritorno, porto le braccia alla seconda, fletto e fletto, poi plié, fletto il busto in avanti, le braccia fanno una circonduzione da dietro in avanti, si riportano verso il basso mentre stendo le gambe, proseguo nella mia estensione, ritorno con le braccia alla seconda e ho di nuovo il mio tilt, tilt e poi ritorno al centro. Quindi di nuovo questa seconda parte dell'esercizio, fletto, estendo, lato, lato, fletto, estendo, lato, lato e plie, fletto, estendo, ritorno, lato e lato. Benissimo, quindi abbiamo completato il secondo esercizio. Il primo esercizio si ripete due volte, destra e sinistra, il secondo esercizio è composto da due parti, le mobilizzazioni della colonna e poi anche il plié in cui vado a mobilizzare anche la zona lombare. Nella prima parte solo la zona toracica, poi quando faccio la circonduzione anche la zona lombare si flette, ritorno con una circolarità verso l'estensione, ritorno al centro e poi aggiungo le flessioni laterali. Adesso il terzo esercizio comincia con una circonduzione completa delle braccia, poi le gambe vanno in plié e si va a portare il busto parallelo al pavimento. Da qui fletto la colonna, poi mentre la estendo, stendo le gambe, ritorno nella posizione verticale, apro le braccia alla seconda, piego le ginocchia e contraggo. Contraggo vuol dire che è un movimento che parte proprio dall'ombelico. L'ombelico va verso la schiena. Contraggo. Da qui stendo e riporto le braccia sopra la testa. Allora, questo terzo esercizio ha tre conclusioni diverse. La prima semplice, la seconda con relevé, la terza si divide in rotazione verso destra, si ripete tutto l'esercizio e poi rotazione verso sinistra. Quindi da capo abbiamo circonduzione, vai, allungo, fletto, ritorno, stendo e contraction, ritorno, di nuovo circonduzione, allungo, fletto la colonna, ritorno e contraction su relevé, dal relevé circonduzione, allungo, fletto, ritorno e vai, contraction su relevé, twist e allungo, fletto, ritorno, contraction su relevé, twist a sinistra, ritorno e giù. Benissimo. Allora, forse dovrete riguardarvi le sequenze alcune volte per riuscire a memorizzarle, però questi sono i nostri tre esercizi di twist tilt che abbiamo aggiunto oggi, oltre al lavoro con i piedi. Adesso non ci resta che ripetere tutta la classe dall'inizio una volta, dall'inizio alla fine. Ok, quindi allunga bene, piedi paralleli, cominciamo dai bounces, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ritorno e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ritorno, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e con le braccia in quinta, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno, vai, e 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ritorno, plie, stendo e cambio, seconda, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno, plie, stendo, braccio, ruoto, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai, ritorno in parallelo, abbiamo gli stretches, e fletto, allungo, stendo, ritorno, di nuovo, fletto, allungo, stendo, ritorno e tandi, seconda, fletto, allungo, stendo, ritorno e fletto, allungo, stendo le gambe, ritorno col busto, braccio opposto, fletto, cambio il braccio lungo, stendo, ritorno, tieni il braccio, ruoto, fletto, cambio braccio, stendo, ritorno e tandu, ritorno, parallelo, mezza, punta, mezza, giù, mezza, punta, mezza, giù, due a destra, punta, spingo con le dita, mezza, punta, mezza, giù, mezza, punta, e vai ancora a sinistra e vai in prima, due a destra e gli ultimi, uno a destra, uno a sinistra e ritorno parallelo e uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, di nuovo sinistra, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, e vai, plie, fletto, ritorno, estendo, ritorno, fletto, fletto e ancora plie, ritorno e fletto, fletto e ritorno e circonduzione, allungo, fletto, ritorno e contraction, su e ancora circonduzione, busto parallelo, fletti la colonna, allunga, ritorna, contraction, su, releve, circonduzione, fletto e allungo, ritorno, contraction, su, releve, twist, ritorno, allungo e fletto e circonduzione, contraction, su e twist, ritorno e giù, benissimo, sciogli le gambe. Complimenti, adesso sciogliamo un attimino per finire, quindi facciamo un bello srotolamento della schiena fino a appoggiare le mani a terra, un bel plié, stendo le gambe e ancora un bel plié profondo, scendi più che puoi, stendi e poi srotola la schiena. Molto bene, grazie per avermi seguito anche oggi, sottoscriviti al mio canale così possiamo continuare con questo lavoro nelle settimane successive. Grazie mille e a presto!